Sono Maria Longo, sono nata ad Acuto il 27/3/1914. Mio padre era Luigi Longo e mia madre Concetta Verdecchia. Mia madre è morta giovanissima, purtroppo io non ho nessun ricordo. Mia madre mi aspettava con tanta ansia, tanto che desiderava tanto una femmina, che promise alla parrocchia di Santa Maria d'Acuto una bellissima statua della Madonna dell'Assunta, cosa che mio nonno fece lui per fare un regalo alla figlia, la comprò lui stesso. Io ero troppo piccola e non so come stanno le cose, da quello che io so. Ho una cartolina che mio padre, e già stavamo non dichiarata la guerra, ma già c'erano i brividi della guerra. E mio padre era stato richiamato, si trovava a Rovereto. Da Rovereto scrisse una cartolina a mia madre che si raccomandava di far arrivare questa statua in tempo per la mia nascita. Si raccomandava a mio padre. Papà scrisse una cartolina a mamma e diceva che siccome già c'erano difficoltà per la guerra, lui non sapeva quando poteva far arrivare questa statua. Allora se la poteva far arrivare in tempo per la nascita o prima o dopo. Infatti arrivò prima. La statua, io non so dove è stata comperata, il paese, la città, però so che è stata comperata in quei posti dove papà stava. Non so se nella cartolina che io darò al sacerdote, non lo so se c'è scritto la località dove papà... Questa statua è stata comprata, so solo che è molto bella, questo posso dire e niente altro. E dietro la statua ha messo il suo nome e la data di arrivo di questa stupenda statua. Poi ci sarà il centenario nel 1914 e spero che gli acutini facciano una grande festa. Mia madre mi ha desiderato tanto e invece mi ha lasciato subito perché è morta di spagnola il giorno che compiva 26 anni.